Intanto c'è un risultato storico che parte dalla Calabria, ma che è storico per tutta l'Italia, anche perché tutti i tentativi, anche a livello nazionale, degli ultimi 10-15 anni, fuori diciamo da quello, definiamolo per convenzione, il sistema dei partiti organizzato, ormai non arrivava oltre il 2-3%, no? Questa volta raggiunge un risultato importante, importantissimo, perché poi il 17% no? È molto più, per esempio, del 6% dei 5 Stelle, dove è sceso Conte varie volte a fare iniziative, è molto più, o quasi siamo lì col Partito Democratico, che però, se andate a vedere, ci sono 3-4 candidati che da soli portano 12, 13, 14 mila voti. Togliete quei candidati e vedete questi partiti come voto di opinione. Però Michele, così facciamo mettiamo un solo presidente e il resto non conta. No, non ho detto questo, no, sto facendo un ragionamento numerico, serio, non ho detto che il resto non conta. Io dico che la Bruni, per esempio, che tanto di rispetto, che condivido pienamente il tuo ragionamento, pur essendo il più distante. Però è un dato, è un dato di fatto oggettivo, cioè non c'è nessuno dei tre candidati a presidente, dei quattro, che prende quel tipo di voto di opinione. Questo è chiaro, basta vedere, questo lo dicono i numeri, non lo dice. E porta comunque, porta due, voi dite forse tre per i 5 Stelle, noi diciamo. E abbiamo anche depositato delle cose che non è ora qui la sede per dire, noi diciamo che addirittura il terzo spetta a noi. Quindi farete ricorso, avete già fatto ricorso. Stiamo lavorando su alcune cose e anche su alcune cose che noi abbiamo visto. Allora le vostre liste non servono, Michele, è nulla. In che senso? Cioè, scusami, tu mi stai dicendo che De Magistris da solo ha portato il 15 e Rotti? Non ho detto questo, mi pare, credo. Ma le altre liste? Credo di sapermi esprimere. Sì, e le allora, altre ho liste, detto, cioè tu. Ho fatto un ragionamento politico, io ho detto che un movimento civico, che tutte le liste erano comunque collegate a De Magistris, non c'era la lista di altri partiti, erano tutte fatte. De Magistris presidente, allora, 5-16, posso. Quell'altra 3-4. La posso fare, almeno su me stesso la posso fare l'analisi. Sì, allora, le nostre liste sono state tutte fatte direttamente, mentre per esempio la vostra l'avete fatta voi come 5 Stelle, il Partito Democratico ha fatto la propria, così come lì Forza Italia ha fatto la propria, la Lega ha fatto la propria, Fratelli d'Italia. Le nostre liste tutte le abbiamo fatte tutte noi insieme a De Magistris, quindi quel risultato complessivo è un risultato di un'unica forza politica, tant'è che noi già abbiamo annunciato, e ve lo riconfermo questa sera qui, che tutta quella forza lì diventerà una forza politica unica. Onorevole Bruni, diciamo così, continuerà a fare opposizione, a guidare la sua coalizione? Mi pare che il segnale è stato chiaro, proprio ieri vi siete riuniti e quindi vi state organizzando. Lei continuerà a guidare il centro-sinistra? Assolutamente sì, chiarissimo, nessun dubbio su questo. Ecco, intanto al di là di questo, lei dice: io non ho perso, io, mi hanno colpito queste parole, io sono arrivata seconda. Io sono un incorribile ottimista, per cui uno che è sconfitto nell'anima e nel cervello, e noi non siamo sconfitti né nell'anima né nel cervello, quindi dobbiamo sicuramente lavorare, ci sono tante cose da considerare, c'è stato il pochissimo tempo a disposizione, c'è stato sicuramente, diciamo, un grande problema tra i partiti che insomma sono in fase anche di ricostruzione, questo non è solo chiaramente in Calabria ma è anche molto nel resto d'Italia. C'è stata una mia figura sicuramente presente e nota, ma nota anche in un campo per cui anche tanta gente ha avuto, come dire, difficoltà ad accettarmi in questo, forse in questo nuovo ruolo, nonostante io abbia preso comunque 220.000 voti, quindi non so, c'era prima qualcuno che diceva non è stata votata, insomma ci sono tantissimi voti anche alla persona, comunque ci sono tantissimi voti esattamente alla figura di donna che invece ha come dire, ha avuto sempre una presa in questa terra per quello che ha fatto. No, intendevo quindi, altro, io intendevo che lei entra in consiglio regionale automaticamente, non era quello. Ora, se vuole lo può precisare. Non l'ho sentita. No, prego, prego. Intendevo altro per chiarire che lei entra comunque in consiglio regionale non in quanto votata direttamente, ma in quanto presidente di una coalizione che è arrivata seconda. Era a favore delle donne, il mio ragionamento complessivo non era per dire che lei non è stata votata, ci mancherebbe. Sì, sì. Forse sono stato frainteso.
Ecco, dottoressa Bruni. Comunque dice sì, prego. Prego, prego, se vuole concludere. Ho prima percepito un piccolo discorso relativamente a, appunto, a questa storia delle donne e del voto totale, insomma, del lavoro che è stato fatto dai colleghi dell'Unical. Io ho partecipato a quel seminario e l'analisi del voto è certamente parziale per quello che riguarda la numerosità, perché ovviamente questo dato importante, siamo in totale 858.000 persone ad avere votato, ad avere la possibilità di votare, per meglio dire, e quindi la numerosità e la percentuale si attesta su circa il 59%, quindi non è una percentuale così bassa se si considera la reale quota di persone che avrebbero potuto votare, eliminando esattamente coloro che sono iscritti nelle liste dell'AIRE, eliminando tutti i giovani che comunque moltissimi non sono tornati per votare, gente che lavora, ha difficoltà, tra l'altro con le nostre difficoltà a rientrare in Calabria tra aerei e treni che ci impieghi sempre la vita. Quindi è evidente che, insomma, il voto ha, se uno non è più che motivato, è chiaro che, insomma, penalizza anche un pezzo di collettività che è fuori. Senta, su questo bisogna ragionare molto e probabilmente anche esercitare delle proposte differenti, no? Questo del voto telematico sarebbe una cosa enorme, importante, insomma, tanto più che oggi la vita si comincia a svolgere, insomma, lo stiamo vedendo già adesso in questo momento, con possibilità tecnologiche che sicuramente prima non avevamo. Certo, la Calabria deve molto migliorare su questo, perché, insomma, le nostre linee sono purtroppo non eccellenti. Lei, diciamo, utilizza dei termini senza conoscere le persone, che tra l'altro ha già incontrato e ha dimenticato di incontrare. Io sono il presidente dell'Associazione dei Comuni dell'Area Grecanica, che pur essendo candidato in pectore dall'altro lato, sono venuto a riceverla a Montebello Ionico. Evidentemente l'ha dimenticato, però glielo ricordo io. Dopodiché non accetto queste lezioni, perché nel 94 la maggior parte dei socialisti, sbagliando, indovinando, andarono con Berlusconi. Intanto, io poi sono stato candidato nel 2011 alla provincia con Raffa, con il centrodestra, nel 2020 con la Santelli, oggi con Occhiuto, quindi io trasformismi non ne ho fatto. È chiaro che chi sente a casa può essere, e lo so che lei scuote le spalle, ma lei fa male perché diciamo, dalla sua autorevole voce, capo coalizione, dice a un candidato che è un trasformista, chi la sente a casa, che non va a prendersi tutto il curriculum e la agenda di una persona, può sembrare che io sia trasformista, e così non è. Poi l'idea socialista che ha preso lo 0,8%, quella, guardi, che non mi interessa per niente, sono quelli trasformisti.